Ciao a tutte, volevo fare il mio primo video riguardante la Glossy Box di febbraio, solo che non è ancora arrivata, siamo il 26 e sto cercando l'email, non mi arriva l'email da Bartolini, è tutto un casino. Ho già letto delle impressioni di qualcuna, ma non erano molto contente. Io è da un mese che guardo il calendario, è l'unico mese della mia vita che so che giorno è del mese, perché sto aspettando questa cazzo di Glossy Box. Nell'attesa, dato che ho voglia tantissimo di fare un video, mi è caduta una cosa. Vi voglio presentare, far vedere tutte le cose della Essence che ho preso negli ultimi mesi e dirvi qual è la mia prima impressione. Prima, anche l'ultima impressione. Allora, parto dal trucco che è la cosa di cui meno ne so e quindi sarò più veloce. Allora, ho preso questi tre pennellini, questo per lo smokey eye, questo per l'eyeliner e questo per il blush. Sì, allora questo qui è veramente la cosa più morbida del mondo e con l'ultima cipria che ho preso va da Dio, non so se va per la cipria o per cosa, però funziona veramente bene. E la polvere, la compact powder dell'Essence che ho è questa qua, è la 07 Translucent. Traslucente, boh, torrerò, faccio come tutte quante. È molto molto chiara, ma io ho la pelle chiarissima. Pensavo fosse troppo chiara per la mia pelle, ma non c'erano altre colorazioni. C'era così o una cosa molto scura. Non capisco perché sia la 07, ma qualcuno me lo spiegherà. Allora, con quel pennellino lì c'era quello. Col pennellino da questo eyeliner ho preso. Non riesco a parlare. Ho preso lo 03 Berlin Rocks, che è un viola viola. Cercavo il nero, ma ho visto anche l'ultima volta che sono andata, quando c'erano tutti e quattro i colori, che c'è solamente questo viola scuro. È molto carino. Io ho un po' di difficoltà a utilizzarlo, mi viene sempre la linea molto spessa, però sono contenta anche mi metto solo un ombretto un po' più chiaro con questo e va bene così. L'altro è quello per lo smokey eye di pennellino, questo qua, e lo sto usando abbastanza poco, non faccio trucchi troppo elaborati, quindi non ce l'ho lì in mezzo, fa colore, mi piace. Questo per quanto riguarda il trucco, anzi no, ho preso anche questo eyeliner nero, l'Isle of Style. E ha una colorazione stupenda, nel senso che è lucido e rimane, ha una lunga tenuta, solo che ha questo scovolino maledetto che è troppo spesso, non riesco a essere precisa precisa, faccio sempre delle righe troppo spesso e poi me le tengo perché non ce n'ho voglia di stare a struccarmi in 2 secondi, però questa è la mia impressione su questo qua, molto carino ma non. Ma ho difficoltà a usarlo. Per i trucchi ho queste cose qui. Ho preso anche una delle ultime volte che sono. Cioè, no, non è vero. Quando sono stata su dei miei genitori che abitano ad Aosta, ho visto per la prima volta che c'erano anche i prodotti per il viso, per le mani, per i piedi. E mi sono presa la My Skin per tutti i tipi di pelle. E non l'ho ancora usata perché sto per finire la cera di Cupra della nonna. Perché era la crema a viso. Oddio, me la sono versate in tutta la mano, è molto liquida. Abbiamo notato che è molto acquosa e la userò come crema mani in questo momento. Scusate, ha un profumo stupendo. Io non so cosa, come se possa piacermi, se mi farà bene o cosa, ma l'odore è buonissimo. La userò ora come crema mani. Scusate, in questo momento. Ah, già che sono così, c'è questo anellino che è elasticizzato, che anche questa della Essence è della linea, era quella cosa che mi è caduta prima, ce la farò, è della linea Legend of the Sky. C'era uno stand piccolino tutto vuoto, c'era solo questo che spuntava 3,69 euro, qualcosa del genere, ed è lo 01 Stretch Me If You Can, tipo, ah sì, Catch Me If You Can, il film. E io lo trovo veramente bello, non so se si vede quanto è traslucido, passa dal verde blu tipo pavone,
ed è veramente, mi stava un po' stretto in questo, cioè in questo dito, l'ho spostato per allargarlo ed è stupendo. Allora, delle creme ho preso anche la crema mani, la 24 Hour Hand Moisture Balm, boh, e anche questa non l'ho ancora usata, però ho utilizzato tantissimo i guantini. Infatti guarda, li ho asciugati ieri, li avevo lavati in lavatrice, sembrano rimasti perfetti, li ho usati un paio di volte e ci stanno di brutto, solo che ogni volta che metto la crema mani. E i guantini non è che dico me ne sto a dormire, sto nel letto, no, mi metto a trafficare col computer, tra un po' lavo anche i piatti con questi addosso. Però sono comodi, nel senso ci faccio proprio un impacco enorme di glicemile in questo momento e servono alla fine, sono utili nel caso in cui uno voglia fare dell'altro invece di aspettare lì come una scema, se si può dire, a aspettare che si asciughi la crema. E con questi mi sono trovata bene, quindi. L'unica cosa tra tutte quelle che credo vi farò vedere che proprio non mi è piaciuta è stato questo qua, l'Eye Makeover Remover, oil free, sì, esatto, non strucca proprio per niente. Non lo so, io l'ho usato con queste salviettine, vi faccio vedere, prese da una specie di limoni a Genova. Praticamente alla cassa, io non ho comprato nulla, però l'avevo mica andata alla cassa e c'erano queste capsuline, sono quelle che si umidificano, si gonfiano e diventano salviettine tipo dei lenzuoli così. E le uso con queste qua che erano in offerta a 5 euro tutta la scatolina. Qui ce ne sono 50 salviette compresse e insieme davano un lip gloss a scelta della Maybelline, Maybelline New York Color Sensational Gloss, che è questo colore qua. Non so se c'è un numero, qualcosa. Io non ho capito che tipo di promozione fosse, da come mi è sembrato mi è parso proprio che volessero liberarsi di questi Maybelline, non so che, perché anche l'etichettina con gli ingredienti e tutto è praticamente stata già tolta da qualcun altro, io non l'ho ancora toccato. Stavo cercando se c'era un codicino o qualcosa, però è abbastanza carino. È un rosso, l'ho utilizzato lo stesso giorno che l'ho preso, senza vedermi allo specchio, ma ci sta. Per me che non uso queste tonalità, è caruccio. Allora, adesso vediamo come fare. Potrei mettermi una di queste in bocca che si gonfia e me lo tolgo da qua. Comunque davano questi due a 5 euro. Queste salviettine le sto usando, le ho usate con questo per struccarmi, ma non viene via proprio niente. Cioè, l'ho usato, l'ho passato, mi è rimasto un alone grigio e nero qua. E infatti ho dovuto usare un altro prodotto che sto usando io, ma che non è reperibile in Italia, non credo neanche in Europa, e perché arriva dall'India. E con quello ho mandato via subito tutto quanto. Però ho detto l'essence era così carina, la storia, ma non ha fatto niente. Sto pensando adesso che magari è bifasico, ma non ho, io non ho scosso niente, no, non c'è scritto niente. Allora, questi erano i prodottini per make-up, robe per il corpo, non è vero, per le mani. Ora passa la mia parte preferita, le unghiette. Allora, tiro fuori questo Nile Fashion Stickers. Questo l'ho già usato, li ho usati 2 o 3 volte. La prima volta che li ho usati mi sono durati 8 giorni, che è una cosa magnifica, calcolando che sono degli adesivi e non sono degli smalti fatti, lasciati asciugare per poi rimetterli sopra, tipo quelli della Sephora, che ne ho preso un pacchetto ma non li ho ancora usati. Vabbè, e calcolando che non sono quelli lì, pensavo che mi durassero 2 giorni, non so cosa. La prima volta veramente li ho messi su, tutti i giorni ci mettevo questo top coat qua, sempre Essence, quello Special Effect Topper che fa diventare matte, soft touch, sì, lo fa diventare veramente opaco lo smalto e mi piaceva tantissimo. Non era questo qui con i ghirigori, era un leopardato bianco. Vabbè, comunque, prima volta stupendo, la seconda volta non mi ricordo che colorazioni c'erano, cosa mi ero messa, non so se l'ho messo male, cosa ho fatto, non mi sembra, ma dopo, vabbè, ho limato la punta, mi è andata via tutta la punta, ho detto va bene, dopo 2 giorni me le sono tolte via con i denti, e ancora l'ultima volta anche con questa qua, cioè dei numeri, questo no, questo, ah sì, 14, no sì, 14 pezzi, vabbè.
l'ultima volta con questo è ancora peggio. Qui c'è scritto fino a 5 giorni, non si rovinano, vabbè. Ci ho creduto la prima volta, non so se perché continuavo a metterci questo top coat sopra, però poi non mi sono durati proprio per niente. Scusate se guardo di là, mi vedete, ma c'ho lo schermino e calcolando che è la prima volta che parlo a una cosa rotonda con delle righe gialline o cosa, sono un po'. Non so che cazzo dire. Allora, oltre a questo, mi ero presa l'ultima volta, dato che avevo finito sia il top coat che la base, li ho buttati via perché non arrivavo più alla fine. E quindi non mi piaceva più, ho detto, già che costa poco, ho preso questi due qui. Questo è il base e il top. La base mi piace moltissimo, il top coat è normale, non è niente di che. Qualche mese fa, quando è uscita la linea Better Than Gel Nails, ho preso tutto il kit e mi sono sbagliata perché ero convinta che l'ho preso un po' alla fretta, che ho preso la base sealer, le puntine, questo qui che è un'arma chimica, nel senso che qualsiasi cosa, infatti si è scolorito perché era un po' uscito, cioè non so cosa ha fatto scolorire, non voglio saperlo, avrà sciolto qualcosa nella mia borsa della ricostruzione. Comunque, questo qua tu ci metti dentro il dito, io lo sto usando anche con i solventi, con i glitter perché sono bastardi. Ma dico le parolacce, non credo di poterle dire. C'è un regolare evento su YouTube, ci provo a guardare. Questo qui ti cancella qualsiasi cosa, cioè non so, credo che se mettessi su un dito con la ricostruzione fatta da me mi si scioglie anche la cuticola, tutto, mezza falange, boh. Questo ci sta. Ok, quando ho preso tutto, dicevo, ero convinta di aver preso giustamente la base e poi il top coat finale o comunque il gel, non mi ricordo qual era l'altro, invece mi sono ritrovata di nuovo un altro base sealer, però effetto rosa, non lo so. Quindi ho usato un top coat a brettio a caso per tutto quanto. Carine queste cose, mi sono durate calcolando che non lavorava ancora e tutto. Una settimana, 6 giorni, poi io, cioè, non so come dire, non sto ferma durante il giorno, quindi ne faccio di cose. Poi mi piace schiacciarmele, sentirmele belle lisce, tutto quanto, quindi mi si rovinano anche prima. Sono stata contenta, ora che che mio amore per San Valentino mi ha regalato il kit della ricostruzione, mi sa che mi ci metto queste sopra e mi ci faccio il gel tutto quanto con queste sotto. Poverò, poi se vi interessa vi faccio vedere com'è venuto il tutto. Allora, e questo qua, dicevo, a volte lo uso anche come top coat perché fa quell'effetto gel, ma ora non me ne frega più un cazzo perché ho il kit. Un anno fa, due, avevo visto la storia degli stampini su internet a caso, ma c'erano le griglie che costavano 1 kg 120 euro, robe da siti giapponesi, cinesi, non lo so. La mia amica Matilde, ciao Mati, da una vita, mi ha regalato questa cosa qua e per me è stata la rivelazione dell'anno. L'unica cosa è che dentro ha la spatolina per fare gli stampini, che sarebbe questa qua. Solo che non so se perché è storta o perché non lo so, mi dà un fastidio tremendo. Quando la passo, ah, i brividi sulla griglia, e per questo sto usando la mitica tessera della Cisalfa, infatti a tracce di smalto, per spalmare il tutto e vengono carinissimi. Ho capito che l'utilizzo di questi Stampy Polish, sempre della Essence, l'unico che ho è questo nero. È molto funzionale, nel senso che con certi altri smalti, se non sono abbastanza densi, proprio non si, o si secca subito, non si prende le formine. La buttiamo nell'angolo. Quindi c'è anche questo qua, nero. Della di altro, tipo per la nail art, l'ultima volta che sono andata all'OVS, questo era quello di Sarzana. Sì, ho preso questo Essence Nail Art Freestyle and Tip Painter, che sono quelli lì piccolini col pennellino minuscolo. E c'erano a 99 centesimi perché c'era un piccolo stand dentro ombretti e questi, lo stesso smalto blu che nessuno avrà voluto. No, 0,99. E questo non l'ho ancora usato, sinceramente. Altra cosa, questa comprata quest'estate, l'estate scorsa, questo smalto della Color & Go. Numero
54 Trust in Fashion, e l'ho usato veramente a consumarlo. Questo verde così, forse sembra blu dalla telecamera. Facciamo il trucchetto delle make-up artist, non si vede un caso. E mi sa che lo rifaccio questo video, forse sto anche parlando troppo in fretta. Oh, riesco a guardare nell'obiettivo. E l'ho usato tantissimo anche sulle unghie dei piedi, dura veramente tanto ed è favoloso. Poi questo colore a me piace molto. Altra cosa che ho preso sono state le goccine per asciugare lo smalto, che come vedete non l'ho proprio, cioè l'ho usato per 2 o 3 volte, ma non lo so. Non mi asciuga niente. Ho la batteria scarica. Non mi asciuga proprio niente. E nel dubbio ho comprato anche lo spray Express Dry, ma non l'ho ancora utilizzato. Vi farò sapere. Solo che adesso sono in fase di costruzione, me le sto provando un po' tutte, ma anzi, vi faccio vedere com'è venuto.